su Facebook e non si sa bene se è un sito del Papa o di chi gli tiene cordone, appare qualcosa che io giudico veramente il colmo in questi tempi, perché Papa Francesco dice: la gente muore di fame, ma ci si preoccupa delle banche. Ora io mi sono permesso di mettere alla sinistra e alla destra della finestra in cui il Papa si affaccia a dire le sue, quelli che sono i miei commenti. Io scrivo: è il colmo, mi sono messo nelle sue mani e mi fa lui morire di fame, e dice che la gente muore di fame, ma ci si preoccupa delle banche. Io sono oggi digiuno da 55 dì. E aggiungo, questo è il settimo giorno che io nemmeno bevo. Allora, alla destra della foto mi sono permesso di scrivere: Sua Santità, ella di che cosa si preoccupa? Infatti, la frase del Papa è: la gente muore di fame, ma ci si preoccupa delle banche. E allora io gli dico: Sua Santità, ella di che cosa si preoccupa? Proprio ella che mi fa morire di fame 55 dì? Ecco, questa è la prova lampante che il Santo Padre ignora completamente che io mi sono messo vangelicamente, come una pecorella smarrita che non mangia più e non beve più, se il buon castore che ha cura di lei non se ne preoccupa, io che sto verificando la bontà del Vangelo, seguito o meno dall'apparato del Vaticano. Perché il Santo Padre è soltanto la punta dell'iceberg, c'è tutta la massa sotterranea, sotto il livello dell'acqua, che filtra tutte le notizie che arrivano al Santo Padre. E al Santo Padre arrivano solo le cose che alla massa interessa che arrivino. Le mie non arrivano e c'è un motivo preciso: il dolo, il reato di omissione di soccorso per un incapace. Perché se quattro sacerdoti e 460 persone nel 1999 fecero una petizione al Santo Padre dicendogli: Santità, è una pura questione umana, questo è un caso umano di un signore, ma si può leggere tra le righe, di un incosciente che l'ha presa alla lettera e sta rischiando, con lei che diceva rischiate volentieri per superare l'isolamento, la vita. Santità, qui siamo di fronte a un incapace. Noi abbiamo il compito di intervenire. Altrimenti pecchiamo per omissione di soccorso a un incapace. Ebbene, questa petizione non arrivò al Wojtyła ed era una petizione che chiedeva carità umana personale
al Papa. Questa massa sotto il livello dell'acqua, di ghiaccio, che non si vede mentre si vede solo il Papa, ha reato, ha fatto il reato in questo caso di non solo omissione di soccorso a un incapace, ma anche di avere celato alla persona che personalmente era stata chiamata in causa affinché avesse carità umana, non ha piacere che ora si sappia che cosa ha compiuto. Una cosa che grida vendetta agli occhi di Dio, una cosa che se solo uno fosse di coscienza la prenderebbe come un vessillo per abbattere questa massa sotterranea che filtra le notizie che sono solo di responsabilità del Santo Padre. La mia lotta non è contro il Santo Padre, è contro chi si permette di portare il Papa dove il Papa non vuole, a peccare lui di omissione di soccorso. Perché 4 sacerdoti e 460 persone, la petizione di pura carità umana per un incapace l'avevano fatta personalmente al Santo Padre. Come si è permesso un altro di intervenire al posto del Santo Padre? Contro questo bisogna lottare, cristiani, perché se non lo fate costringete uno a fare un'altra volta l'eroe, a immolarsi per tutti voi che non fate niente, che vi muovete, che dite viva il Papa, bravo il Papa e tutto il resto, e tollerate ancora tutti quei sepolcri imbiancati che sono passati 2000 anni ma ci sono ancora, belli fuori a vedersi, ma se si va a grattare sotto sono tutta putritudine di ossa e carne marcita. Nel terzo segreto di Fatima c'è scritto: il diavolo è entrato nel Vaticano, e io lo ribadisco, il diavolo è entrato in Vaticano, è un diavolo poderoso che continua a nascondere al Papa, anche adesso, perché io sono chi li smaschera, gli leva questa maschera, alza le loro tombe putride di cadaveri putrefatti, scoperchia gli altarini, e chi vuole che essi seguitino a rimanere coperti si accanisce contro di me. Credete che io sia venuto qui in Egitto perché me la sono inventata la questione? Quando nel 1900, nel 2003, dopo che io, innocente, ero stato cacciato da un coro parrocchiale per avere voluto difendere una maestra profondamente criticata nel luogo in cui ella abitava e che orgogliosamente riteneva che lei fosse al di sopra, non avesse nemmeno bisogno di essere difesa. E quando si vide difesa da me, invece di dirmi semplicemente grazie per le tue buone intenzioni, ma io non desidero, in primo luogo, poiché io ero un giornalista in quel periodo, si attivò, andò dal giornale
e cercò di farmi cacciare dal giornale. Il giornale, in forma zona, mi difese. Ella per un'ora intera insistette che io avevo invaso la sua privacy, cosa che non era vera, perché ella aveva fatto un'intervista che era stata pubblicata su internet, in cui aveva raccontato la sua storia, e io semplicemente mi ero inserito nella sua storia, precisando le cose che non erano state dette in questa storia. Ebbene, questa maestra, una brava persona, ma suscettibile, quando non la spuntò col giornale, poiché io ero un cantore del suo coro, attuò in me il dramma di Gesù Cristo patito a casa sua, perché fece esattamente come Giuda, lei che era una guida, mi consegnò al coro e disse: o lui e lo cacciate, oppure me ne vado io. Allora ci fu una prima volta in cui tutti i coristi cominciarono ad accusarmi e io mi difesi. Non poterono cacciarmi e allora fecero proprio come accadde a Gesù, che si rivolsero all'autorità. Nel caso di Gesù si rivolsero a Ponzio Pilato, nel caso della cantoria si rivolsero all'autorità del parroco e gli dissero: o lui o ce ne andiamo tutti quanti noi, perché se lui non se ne va, se ne va la maestra. E il parroco convenì, esattamente stavolta come Caifa, è meglio che uno sia perduto piuttosto che perdere tutti. E la sera dopo, la prima volta che c'era la prova della cantoria, me lo ritrovai davanti al portone della cantoria e mi bloccò, mi impedì di entrare, dicendomi, dopo 3 anni che io, che ero di Saronno, andavo a Cogliate: lei non può entrare, è di un altro paese, vada nella sua cantoria del suo paese. Io non ebbi la prontezza di spirito di rispondergli: la cantoria del mio paese non c'è più, perché voi avete rubato una maestra che doveva soltanto fare qualcosa di più per voi, perché era la nostra maestra. Il vostro presidente si rivolse proprio a noi della cantoria di Cassina Ferrara e ci disse: siamo senza maestra. E fummo proprio noi della cantoria di Cassina Ferrara a dirgli: perché non chiedi alla nostra maestra? Potrebbe insegnare anche a voi. E così accadde che costoro lo fecero e fecero ponti d'oro a questa maestra. Le pagarono anche i rimborsi per i viaggi e per l'impegno. Una cantoria che era il triplo di quella nostra di Cassina Ferrara, che portava in palmo di mano chi veniva da fuori, mentre invece lei a casa sua è come al solito, nessuno è Cesare a casa sua. Ebbene, questa maestra fu costretta a lasciare proprio noi che l'avevamo consigliata all'amico, e accadde proprio come accade tante volte nelle questioni umane, che tu presenti la tua fidanzata all'amico ricco e quello
con le sue ricchezze e con le sue lusinghe te la porta via. Questo avrei dovuto avere la prontezza di spirito da dire a questo parroco che mi offendeva dicendomi: vai nella tua cantoria, che proprio loro avevano costretto a non esistere più, perché avevano portato via, rubandola, pagandola a peso d'oro, quella maestra. Ebbene, io mi ritrovai di seguito nella condizione di osservare gli eventi del mondo e come Dio puntualmente mi difendesse da tutti i soprusi che pativo io. Avevo visto cosa era accaduto l'11 settembre. Avete visto probabilmente un video uscito live da Tom Mix sulla questione dell'abbattimento delle due torri gemelle. Ma io ho un'idea del tutto diversa. Questo nostro mondo non è fatto da noi, è fatto da Dio. E Dio vuole mostrare, attraverso i gesti che riguardano gli uomini, quello che riguarda soprattutto lui. E quando il Papa Wojtyła aveva provocato le due torri di Dio, la fede e la ragione, ma una fede assassina, perché aveva tollerato la mia morte per omissione di soccorso a un incapace. Questa fede assassina aveva tentato di demolirle fin sul nascere, queste due torri. Ecco che Dio mostra all'uomo che quando si tocca Dio in questo mondo nessuno si preoccupa. Solo uno come me si preoccupa quando si tocca Dio. Ma a voi non interessa. Ma se si tocca un potente, la nazione più potente del mondo, come un segno di un Dio in terra nel suo regno, allora viene lo stringi, stringi a tutti. E chi ha abbattuto le due torri gemelle? Un'armata Brancaleone di una fede assassina, omicida, come quella che aveva tentato di uccidere me. Io che avevo visto sempre Dio prendere in questo modo allusivo, come parabola, quello che era fatto a me, perché non era fatto a me, era fatto al piano di Dio. Io che l'ho sempre visto, allora ho temuto che per la cacciata di un povero Cristo innocente da un coro della Chiesa, Dio avrebbe preso le sue mosse. In quel tempo c'era nel mondo la SARS. La SARS è una malattia che prende i polmoni, ma nel nome SARS sembra proprio la scritta SAR apostrofo S, ossia di Saronno, del saronnese. È una questione che accade in un altro luogo, perché è una parabola, che quello che accade in un luogo è mostrato con qualcosa che accade in un altro luogo. Quando io mi accorsi di una cosa del genere, temetti profondamente che la SARS sarebbe venuta nel saronnese e avrebbe decimato tutti quanti. E allora, essendo io una persona responsabile, andai dal sindaco di Cogliate e gli scrissi una lettera che volli fosse protocollata, nella quale dicevo: da tutte le cose che sono state fatte qui a un povero Cristo, io ho il timore che Dio, che regge le umane cose, faccia venire la SARS qui nel saronnese. Prendete i provvedimenti. E allora che cosa accadde? Che il sindaco, cui era arrivata questa lettera personale, chiamò i giornali.
sui giornali uscirono titoli con su scritto, con tutte le colonne possibili, sulla prima pagina: sono il Messia. Vaneggi di un signore che si è permesso così, 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 minacciando il paese di Cogliate. Sapete che cosa accadde? Che la chiesa di Cogliate, quel parroco lì, andò dal parroco di Saronno e insieme andarono dal sindaco di Saronno, mentre invece il sindaco di Cogliate fece una bella denuncia alla procura della Repubblica, perché io con quella pura lettera diretta a lui avevo minacciato tutta la popolazione. Risultato: nella mia previsione c'erano proprio i giorni esatti in cui c'era questo rischio di questo castigo di Dio. Però in fondo alla lettera io avevo scritto, quella al sindaco: io non ho nessuna intenzione di colpire il comune di Cogliate. Io, nel prossimo pellegrinaggio che ci sarà tra una settimana alla Madonna dei Miracoli, proprio per un miracolo accaduto 400 anni or sono, di avere eliminato la peste nel Saronnese e che è celebrato tuttora, io andrò e chiederò alla Madonna che non paghi Cogliate, che paghi io. Ebbene, quando furono le ore in cui doveva accadere, notatelo, le ore, io avevo solo l'incertezza se fossero le 9 oppure le 10, perché il giorno, anzi la sera in cui il parroco mi aveva cacciato e, vedendomi trasalire, mi aveva detto: ma vai a farti curare, vai a farti curare, perché ero matto a prendermela in questo modo. Io, per essere cacciato dalla Chiesa, proprio io, giudicato prima da lui innocente. E volete che una persona innocente che si vede maltrattare in questo modo e che ci tenga a quello che sta facendo non trasalisca? Egli mi aveva detto: vai a farti curare. Ebbene, Dio avrebbe mandato a farsi curare tutto il paese di Saronno e Saronnese. Ma io pregai la Madonna: fa che paghi solo io. Ora, alle 21 di ottobre, c'era l'orario solare, mentre invece, quando sarebbe successo, ossia esattamente 555 giorni dopo, ossia il tempo esatto passato dalla caduta delle due torri gemelle, ossia l'offesa fatta a Dio, al bombardamento sul paradiso terrestre storico. Questo è l'Iraq, il paradiso terrestre storico. Tu, uomo, non vuoi il paradiso sulla terra? E allora io ti abbatto il paradiso terrestre storico. 555 giorni tra l'11 settembre e il bombardamento su Baghdad. Ebbene, io aggiunsi quei 555 giorni alla cacciata che il parroco aveva fatto a me, e questo calcolo portava, se mi ricordo bene ora, al 23 di maggio. Dio avrebbe rispettato le 9 solari o l'ora legale che esisteva in maggio? Questo era il mio solo dubbio. Ebbene,
Quando arrivarono all'incirca le 21, io, temendo questo castigo di Dio, mi ero allontanato di casa, peregrinavo lungo il Parco Lura e sono stato lì per un tre quarti d'ora. Non è successo niente e me ne sono tornato a casa. Quando arrivarono le 10 di sera, toc toc alla mia porta, la aprì e c'erano due poliziotti, il vigile di quartiere e un altro, che mi dissero: lei venga con noi. Io mi spaventai, gli chiesi: cosa è successo? Niente, deve venire con noi. E li seguì. Mi dissero: alle 9 lei dove era? Perché siamo venuti alle 9 e lei non c'era. Vedete, Dio non solo aveva rispettato il 23, il giorno esatto, ma le due alternative, venuto alle 9 e non trovatomi, sono ritornati alle 10, mi hanno impacchettato e mi hanno portato in ospedale, perché i due parroci in combutta con loro avevano ricorso all'autorità del sindaco, che aveva promosso un ricovero di urgenza, quelli che si chiamano TSO, non so come si chiamano, che costringono un pubblico cittadino a essere ricoverato, e fu un abuso, perché per fare un decreto di questo tipo occorre che un medico prima ti controlli. Non ci fu nessun controllo. Tanta è la violenza delle istituzioni. Ma da chi fu mossa questa violenza? Da due parroci. Ora volete che di fronte alle questioni di adesso, la stessa Chiesa fideista, contro la quale io mi batto e mi batterò fino a che io viva, basta con il tentativo di invadere con una fede un'altra fede convinta, basta con le lusinghe, con le offerte di ospedali o di asili o di centri di cultura in cui ti indottrinano e ti costringono ad abbandonare la fede radicata in te. Basta! Una fede non ha alcun potere se non truffaldino a imporsi su un'altra fede. Certo, se è un'altra fede convinta. Se non è una fede convinta, accade come accade a tanti cristiani la cui fede non è convinta, che sono oggetto di conquista di sette, come ad esempio i testimoni di Geova. Questa è la violenza che io temevo e sapevo si sarebbe mossa contro di me. Se io fossi rimasto a Saronno, un giorno mi sarei dovuto di nuovo avvicinare all'uscio per un toc toc e mi sarei ritrovato nuovamente la violenza delle istituzioni, perché di fronte a queste questioni c'è una omertà diffusa. I giornali sono omertosi quando si tratta di pubblicare qualcosa che va contro l'assetto che esiste, il compromesso che esiste tra le notizie, quelle che riguardano la cultura, quelle che riguardano la politica, quelle che riguardano la religione. State certi che cane non morde cane. Sono proprio quei poveretti malcapitati che si trovano un cagnaccio che gli morde una caviglia.
Vedete, la questione mi ha portato lontano, ma questa che è una presa di posizione proprio del Papa contro la gente che muore di fame e non ci si preoccupa d'altro che delle banche, e questo è un appunto fatto a chi? All'apparato politico italiano. È l'apparato politico italiano che pensa a difendere le banche, non sono i cittadini delle banche se ne fregano. Ancora una volta qui il Papa, facendo il capo di Stato, quello che vuole insegnare agli altri come ci si comporta. E in questo caso, proprio avvalendosi di questo principio benedetto che con la gente che muore di fame, ci si deve preoccupare della gente che muore di fame e non di altre cose. E invece proprio qui, ora, il Papa non si occupa del suo gregge, ma si va a impastoiare nel gregge della politica che, dovendo privilegiare i poveri o le istituzioni come le banche, sembra che appoggino più la difesa delle banche che dei poveretti che muoiono di fame. Ma perché il Papa si preoccupa di quello che non gli compete e non si preoccupa di quello che gli compete? Perché non glielo fanno sapere. E perché non glielo fanno sapere? Io ve l'ho detto, coloro contro cui io mi batto hanno il potere di un Satana, di un Dio alla rovescia, che desidera gestire il potere e non trova niente di meglio per gestirlo che far arrivare al Santo Padre solo le questioni che a loro gestire l'esistenza della Chiesa non crea nessun ostacolo. Contro costoro io lotto, mi impegno, digiuno. Oggi sono 55 giorni, come già il digiuno che feci invano nel 2055. Tra 2 giorni avrò superato il mio record, che è stato nel 1999, quando i giorni di digiuno furono 57. Ma in entrambi i casi io non avevo accompagnato al digiuno anche l'assetamento, la sete. È il 7° giorno che io oggi non bevo. Il resto giudicatelo voi. Voi che gestite una vita tranquilla non arrivate a capire chi si muova lui solo quando voi non vi muovete. Fate il gregge che si accontenta del buon pastore, perché non avete mai vissuto nella vostra persona la condizione di una pecorella smarrita. È bello, è gioioso trovarci in una bella comunità tra gente che tutta la pensa come te. È quell'acqua limpida che certo deve esistere, ma se quell'acqua limpida resta solo lì e non si sparde, si sparge laddove c'è il marciume, almeno a diluire quell'inquinamento, non fa il suo dovere. Gesù non ha insegnato a fare la bella vita, a essere solo gioiosi e contento tu, contenti tutti. A quel punto, se arriva uno che si agita perché ha le condizioni per essere agitato, loro
dalla condizione beata di uno che non ha nessun problema, arriva anche ad essere arrogante e gli dice: ma stai un po' calmo, amico, perché se stai un po' calmo va tutto bene. Sì, forse andrà così bene a te, ma non a chi sta lottando per te, non a chi sta dando la vita per te, non a chi, mentre tu mangi, mentre tu bevi, non mangia e non beve, per difendere i diritti di te, pecorella smarrita possibile un giorno. Perché se il primo non è al tuo fianco, tanto che tu possa dirgli: subisco questo torto dalla struttura intermedia, e allora il buon pastore può intervenire sulla struttura intermedia e correggerla. Ma se tu non puoi dirgli nulla, perché la struttura intermedia gli fa avere solo quello che non è una protesta contro la struttura intermedia, tu, amico, resterai calpestato, resterai vittima di questa condizione. E allora, per pietà umana nei miei confronti, io ti supplico, smetti di dirmi di non lottare per te. Io sto lottando per te, sto sputando sangue per te. Almeno smettila di dirmi non farlo per me, io lo faccio per te. Tu non vuoi perché non credi che sia importante, non credi che valga la pena, perché a te sta andando bene tutto. Ma sappi che ci sono persone a cui non sta andando bene tutto. Ci sono 5 miliardi di persone nel mondo che sono affamati e assetati di un Gesù Cristo che nemmeno conoscono. Perché essere affamati e assetati di Gesù Cristo significa avere bisogno della verità, e non hanno la verità, non possiedono la verità. Perché non la possiedono? Perché gliela vogliono far conoscere secondo la via della fede. Essi non hanno fede in Gesù, perché hanno fede in Buddha, hanno fede in Brahma, Siva, Vishnu, in Materasu, in Maometto, in Mosè. Hanno un'altra fede. E allora, dove arrivano le verità di Gesù? Non arrivano. Ma se quello che sto dicendo io, che Gesù è alla base di tutte le fondamentali consistenze della scienza moderna, la geometria che vede nel volume la totalità di tutto ciò che esista come punto, come linea e come area, il volume unico dell'universo, quindi sto parlando di geometria, si realizza moltiplicando tre assi infiniti, se è l'universo infinito. Ebbene, i tre assi X, Y e Z, che furono riconosciuti da Cartesio, erano stati già postulati da Gesù ed erano stati chiamati le direttive di Padre, Figlio e Spirito Santo. La spiegazione data a Nicodemo dei due versi dell'esistenza è alla base del principio fisico di azione e azione uguale e contraria. Giunge 15 secoli prima che Galileo Galilei, seguendo quello che già era espresso da Copernico in Europa, era proprio quella base che poi Newton configurerà come il principio di azione e reazione. Ma vedete, lo aveva detto già Gesù
la dinamica dell'acqua e la dinamica dello spirito, ossia di ciò che è antimateriale, perché la fisica ha scoperto che materia e antimateria viaggiano secondo due linee di versi di progressione che sono opposti tra loro. Se la materia va a destra, l'antimateria va a sinistra. Se l'acqua va a destra, lo spirito, ciò che non è materia, ciò che è antimateria, va a sinistra. E è proprio quello che Gesù aveva detto a Nicodemo: se non vedrai la discesa dall'alto, non entrerai nel regno di Dio, che è il regno della verità. Questo principio di azione e reazione è poi collegato con l'algebra e con i numeri. Il sistema numerico si poggia sulle tre dimensioni che esistono nello spazio, le quali con il volume sono una unità. Quindi l'unità ha la sua consistenza in tre componenti. Quando noi queste tre componenti le vogliamo fare diventare unitarie, operiamo un calcolo matematico che è 3 diviso per 3. L'opposto di questo calcolo, che riduce il 3 a 1, è 3 per 3 e lo riporta a 9. E 9 è una superficie, laddove la linea e la superficie sono il flusso e la sezione del flusso, che determinano ancora una volta il volume di un flusso. Ecco, vedete, anche i numeri rivelano che il ciclo totale è dato da una linea e una sezione che è 9. E 1 e 9 sono opposti se legati al ciclo 10, perché 1 parte da 0 e avanza di 1. Il 9 parte dall'altro estremo, che è il 10, e torna indietro dello stesso 1. Per cui 1 e 9 sono l'avanzamento 1 e l'arretramento di 1, l'avanzamento da un limite e l'arretramento dall'altro limite, ove i due limiti coincidono, perché si tratta di un ciclo, tanto che lo 0, quando ha compiuto tutto il ciclo, con il 10 coincide con lo 0. E allora accade che, coincidendo 10 e 0, 1 è l'avanzamento, mettiamo in senso orario, di una quantità 1, mentre invece 9 è l'arretramento da quello 0 uguale a 10 di una quantità 1. E vedete come 1 e 9, calcolati solo in positivo, sono in effetti i due diversi versi, uno in positivo più 1, l'altro in negativo meno 1, insieme formano il ciclo 10. Di conseguenza, il ciclo unitario, quando è posto 10, è posto nuovamente come quella spiegazione che aveva dato Gesù su Padre, Figlio e Spirito Santo, perché lo Spirito Santo dell'unità, che si basi sul 10, implica una potenza che può essere solo 0. Solo 10 elevato a 0 dà per risultato 1. Ma questo 10 elevato a 0 è uguale a 10 che si moltiplica per 10 elevato a meno 1. Di conseguenza abbiamo 3 basi 10: 10 elevato a 0, 10 elevato a 1 e 10 elevato a meno 1. E quindi la spiegazione data da Gesù, ancora una volta, è, secondo la matematica, quella condizione che poi fu seguita anche dalla fisica,
Nel 1790, quando l'Accademia francese decise che, usando noi il sistema decimale di calcolo, era opportuno che 10 fosse il ciclo della presenza di ogni unità. Il tempo, nel suo ciclo intero, doveva essere 10. Lo spazio, nel suo ciclo intero, di presenza, doveva essere 10. E così ogni unità. E allora ogni unità doveva essere ricavata sulla base del decimo del suo ciclo, posto 10 per ogni unità. E in questo modo, vedete, fisica e metafisica coincidono, ma è la metafisica di Gesù Cristo. La quale metafisica di Gesù Cristo, poi, infine, arriva a essere la base della relatività generale di Einstein. Perché quando l'energia è unitaria e il ciclo assoluto è 10, si esprime in modo unitario attraverso una frazione che ha un valore 1 come denominatore. Ma visto che il quanto assoluto è 10, allora ci sono 9 valori nel numeratore e 1 nel denominatore. La quantità unitaria dell'energia legata al ciclo 10 assoluto è 9 fratto 1 ed è uguale alla massa m unitaria, dunque come 1, che si moltiplica solo per 9 per essere uguale a 9. E in questo modo, vedete, tutto quello che in Gesù Cristo è espresso in modo assoluto, quando si cambia per Einstein solo in una relatività generale riferita all'unità, assume i valori unitari di 9 fratto 1 uguale 1 per 9. 9 e non il valore che Einstein aveva trovato. Ma la verità espressa da Gesù è ancora più universale, perché se la verità della relatività generale di Einstein si è espressa solo nei valori relativi all'energia, alla massa, allo spazio e al tempo, la verità di Gesù è assoluta, riguarda ogni possibile entità e quindi è al di sopra ancora di quello che l'uomo oggi crede che in Einstein e nella sua relatività generale l'uomo abbia toccato il punto più alto del suo arrivare a conoscere. No, signori, non è ancora arrivata l'umanità a quelle profondità di conoscenza basate su Gesù Cristo. E quindi le verità fondamentali di Gesù Cristo, che sono confermate e basilari per tutta la scienza, una volta che ciò sia capito, possono imporre le verità di Gesù Cristo, se non per fede, allo stesso modo con cui la fisica, la matematica e la geometria si sono imposte alla conoscenza dell'uomo. Perché questi 5 miliardi di persone sono ancora affamate e assetate di Gesù Cristo? Perché i fideisti amano di coltivare il loro orticello, non gli importa minimamente che questo orticello diventi l'orto totale del mondo. A loro basta che abbiano un orto e che dentro ci facciano i loro comodi. Non gli importa di coloro che sono fuori, come non importa a tutti i beati le condizioni dei poveri disgraziati. E con questo io vi saluto.